Bentornati ragazzi, qua è la di Futi della Channel e siamo qui con un nuovo episodio del nostro The Next Skiller. Siamo qui con i due nuovi skiller, ovvero Nani e Quadrado, veramente due top player lì davanti, che ho deciso di mettere in questo 4-2-1, che è un modulo con il quale mi sto trovando veramente bene ultimamente. Purtroppo avevamo solo 4 power up, li ho utilizzati per Muriel, Bruno Fernandes, André Gomes e Musacchio. Il resto naturalmente sono argento, però è una squadra molto molto equilibrata e secondo me con il modulo e con Quadrado e Nani davanti, secondo me sono paurosi, possiamo fare bene. La skill dell'episodio è la V-Drag Move, che è una nuova skill ed è molto 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 carina, mi piace tantissimo. È praticamente una finta di tiro da fermo tenendo pigiato il tasto della corsa, quindi dovete essere fermi, tenere pigiato il tasto della corsa. Magari non in questa schermata, che sennò vi vengono gli aiuti, ma mentre giocate, e fare una finta di tiro e muovervi con la levetta della corsa, quindi la levetta sinistra, in diagonale verso destra o verso sinistra in base a dove vi volete spostare. È praticamente una finta di tiro da fermo, quindi è bellina farla magari come combo, facendo qualche skill prima per fermarsi, poi ripartire con la V-Drag e poi magari liberarsi per il tiro. Sarebbe molto molto bello provarci in queste due partite e noi ci proveremo. Ecco qua il nostro primo avversario, che ha una Barclays Premier League con Ali If, con Martial e Musa lì davanti. Pochi bug, dice, pochi bug. Radigno dietro, buona. Dai, ancora buona. Il passaggio per Quadrado, e lui Quadrado, non era quello di prima, era Nani. Nani per Muriel. Muriel aspetta Quadrado. 3 contro 2, Quadrado. Buono, così se ne va con la skill. Muriel si ferma, entra in aria, prova in mezzo, non passa. Dai Quadradi, pigliala. Grande Quadradi. Dai, un Quadrado. Deliziaci così, va bene, va bene. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quella era quella dell'episodio scorso, ma va bene uguale. Quadrado con l'elastico, il tiro non arriva. Cosa è successo al rigore? Rigore, ma niente skill goal per il momento. Ho scartato tutto con Quadrato, però poi al momento del tiro naturalmente palla persa, munizione per Butland. Nani gliela mette in bocca, grandissima, la vangolata a destra, però va bene Nani. Finisce il primo tempo sullo 0-0, come avete visto ho giocato solo io. Solo 3 tiri, però abbiamo fatto tante azioni, non siamo arrivati alla conclusione. Speriamo di farlo nel secondo tempo, anche se abbiamo anche sbagliato un rigore, ricordiamo. Bruno Fernandes, prova il filtrante, buono per Muriel, che si gira bene. Muriel, ancora Muriel. Cosa ha fatto Muriel? Oh mio Dio, Muriel. Prova il filtrante, è buono per Nani. Dai Nani. Buono Nani, se ne va. Il filtrante per Muriel, che tira, sì. C'è uno skill goal, grazie al cielo. Lo so che è una semplice spin, però prendiamo quello che viene. 1-0 al 70esimo. Gol di Muriel, un power up. Buono Quadrado. Dai Quadrado, fermati. Di drag move, eccolo, l'ha fatto. Però non andiamo al gol. Però intanto l'ha fatto, dai. Bella così Nani. Nani si gira, riparte per Muriel. Muriel, Muriel, se ne vuole andare Muriel. Muriel rientra, la solita spin. Muriel, buono così. Ancora Muriel, Luis Muriel. L'appoggia per Quadradinho. Quadradinho deve essere appoggiare. Non ci credo, non ci credo. Grazie Ciccio, troppo gentile. Non si sa come l'abbia preso lui, però ancora nostra, dai. Forse è l'ultima occasione. Secondo me non c'è tempo, infatti no. Finisce qua 1-0. Quindi arriviamo a 3 power up, uno per lo skill goal e 2 per la vittoria. Non è tanto, però. Dai, avete visto la V-Drag e avete visto qualche altra skill. Avete visto un solo gol, però. Vediamo di fare meglio nella seconda partita. Eccolo qui, il secondo avversario. Tra l'altro mi è toccato quittare contro uno che non stavo giocando, quindi era inutile. Un altro 4-3-2-1, tutta Serie A con Iturbe, Bacca, Felipe Anderson lì davanti. Vai Nani, buono per Quadrado. Quadrado con la spin per Nani. Nani con la bolasi flick. Nani il tiro, peccato. È stato un bellissimo gol. E invece volevi. Buono così. Ancora Muriel. No look per Nani. 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 Col tiro Nani, skill goal per Nani. Questa volta al contrario, assist di Muriel, gol di Nani. 1-0 per noi, quarto power up. Finisce qua il primo tempo sull'1-0. Di nuovo 3 tiri a 0, 2 in porta a 0. Questa volta il gol c'è, è uno skill goal per fortuna. Però dobbiamo fare meglio ragazzi, dobbiamo fare meglio.
Bello così, dai, va bene, sento qua la tua. E lo sbeffeggia. Sbeffeggia tutti, Quadrado. Sbeffeggia tutti. Rientra sul mancino. Quadrado! Secondo skill goal. Juan Quadrado, il giocatore. Va per Quadrado, è partito, l'ho visto. Mamma mia, Quadrado. Mamma mia, Quadrado. Mamma mia, Quadrado. Mamma mia, Quadrado, prova a saltare il portiere. Vabbè, ma è un po' esagerato, però pensavo uscisse di più. Bello quadradino. Con la base flick c'è anche il fallo, orribile. Nani, prova a giro, Nani. Troppo giro. Vai, fai un gol, dai. Grandissimo. Un applauso a questo ragazzo che ci ha messo impegno e col primo tiro in porta fa anche gol. Bravo ragazzi. Bello Nani, e qui c'è il rigore. Vabbè, l'ho fregato bene. Però non ci sarà lo skill goal. Peccato, mi dispiace un pochino fargli gol. Ma Nani, sto facendo un po' il cretino, ma me lo merito. Grande Nani, l'appoggia lì, perfetto. E vabbè, finisce qua sul 2-1. Ho provato a fare un po' il cretino e cercare un altro skill goal, non ci siamo riusciti. Comunque, abbiamo due skill goal in questo episodio, più la vittoria, 4 power up, più i 3 power up della prima partita. Sì, arriviamo a 7 power up per il prossimo episodio. Sicuramente meglio di 4 per questo episodio, che insomma, mi hanno fatto fare sta squadretta che bene o male era forte, ma semplicemente perché i due skiller che avevamo in questo episodio erano molto forti. Nel prossimo episodio troveremo come nuovi skiller Quaresma e Thiago Alcantara, quindi consigliatemi squadre qua sotto da fare insieme con loro due. Potrei provare anche ad utilizzare per entrambi le versioni IF di Quaresma, mi piacerebbe molto visto che ce l'hanno scambiabile nel club e l'ho utilizzata anche molto spesso. Mentre per Thiago vediamo un pochino se ce la facciamo con i power up, perché 7 non so se saranno abbastanza, visto che già uno lo utilizziamo per Quaresma. Comunque, poi consigliatemi la squadra qua sotto, io spero che vi sia piaciuto. Arriviamo questa volta a 40, mi piace, dai, ve ne chiedo 40, un piccolo sforzo per un grande passo per l'umanità. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.